Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, sempre presentato dalla consigliera Ferritto. Proposte per arginare e rallentare la distruzione delle palme ad opera del Punteraro Rosso. Prego, consigliera Ferritto. Considerato che ad oggi le soluzioni trovate per contrastare il punteruolo rosso sono o palliativi, quindi molti metodi fantasiosi sperimentati, o inefficaci, trappole, cattura massale, endoterapia, eccetera, o inapplicabile, molecole efficaci ma pericolosi per l'uomo, che come ampiamente ribadito da un anno e mezzo a questa parte, come dimostrato dai fatti, l'unica soluzione non per salvare le palme ma per diluire nel corso del tempo la sostituzione delle stesse è il monitoraggio. Che il lavoro di monitoraggio fatto fino ad oggi dal signor Lanfranco Cameli e da tutto l'ufficio comunale Parchi e Giardini con il contributo di Assam ha consentito di tenere i numeri bassi, ma l'infestazione tenderà purtroppo ad essere esponenziale poiché non ci sono risorse umane sufficienti per monitorare e intervenire, che il dottor Serafino Angelini ha prodotto il progetto monitoraggio delle palme nella riviera, la cui sintesi è riportata nell'allegato a quest'ordine del giorno, impegna sindaco e giunta a provvedere affinché il progetto monitoraggio delle palme nella riviera venga approfondito e successivamente avviato entro un mese dall'approvazione di questo documento. Ad oggi le soluzioni trovate per contrastare il punteruolo rosso, come appunto detto, sono solamente dei palliativi e quindi, come appunto sono stato dimostrato oggi dai fatti, l'unica soluzione che noi vediamo possibile e realizzabile è quella di un efficace monitoraggio. Nell'allegato è presentato in maniera sintetica il progetto del dottor Angelini. E i punti essenziali sono i seguenti: individuazione dei nuovi attacchi, segnalazione agli uffici competenti, tentativo di risanamento, in caso di insuccesso abbattimento della palma e sostituzione con una diversa essenza. La peculiarità e l'efficienza del progetto sono insite nella collaborazione con l'Istituto Tecnico Agrario Carlo Ulpiani e con la Facoltà di Agraria presso l'Università Politecnica delle Marche. Con un ridotto esborso monetario del Comune, infatti, gli studenti potranno diventare i tecnici addetti al monitoraggio delle palme. Un'esperienza preziosa da aggiungere al proprio curriculum, utile nel momento in cui approderanno nel mondo del lavoro. Inoltre, una buona parte delle attività è stata già svolta, questo ovviamente permetterà un'esecuzione rapida e meno costosa del progetto. Ci sono due preventivi di costo per il progetto, senza la strumentazione GPS, che è utile ma non essenziale. Quello con la collaborazione dell'Istituto Agrario Carlo Ulpiani ammonta a 35.100 euro, mentre quello con la collaborazione dell'Università Politecnica delle Marche ammonta a 20.160 euro. Sono chiaramente cifre più che compatibili con le casse comunali, anche in periodo di crisi. Il progetto è eseguibile sin da subito e permetterà di evitare un enorme danno futuro alle casse comunali, all'economia della città e all'immagine della nostra bella San Benedetto. Questa iniziativa è condivisa e pienamente accettata anche questa dall'Associazione Albergatori. Grazie.